Bentornati cinefili, io sono sempre Victorlaso88 e oggi sono qui per parlarvi di un film che sulle prime non è che mi avesse particolarmente incuriosito. Ho visto parecchi trailer, ne ho sentito parlare abbastanza, soprattutto nell'ultimo periodo, e avevo intenzione di vederlo, ma pensavo di far passare qualche settimana e poi andare a vederlo in sala, perché ci sono altri film nell'ultimo periodo che mi interessavano di più. Però poi ho scoperto il nome del regista, allora ho detto diamogli subito una possibilità. Sto parlando di un film del 2014 per la regia di George Clooney ed è Monuments Man. Allora premetto che a me Clooney come regista piace parecchio, ho adorato Confessioni di una mente pericolosa, mi è piaciuto molto Good Night and Good Luck e mi è piaciuto persino Lady di Marzo, che è un film abbastanza difettoso. Quando ho visto i primi trailer di Monuments Man mi ero fatto l'idea del classico blockbusterone americano con un castello, una tematica bene o male importante, ma che alla fine non è che porti poi a molto. Avete presente, no? Di che tipo di film sto parlando? Insomma, in sostanza il mio timore è che fosse un'americanata, però non volevo impantanarmi nel pregiudizio e volevo comunque dargli una possibilità, ma ho deciso di guardarlo appena uscito, dopo che ho scoperto che sarebbe stato Clooney a dirigerlo, perché lui sa il fatto suo, e ho detto beh, magari riesce a gestire il tutto al meglio. E adesso che l'ho visto mi trovo in difficoltà, perché da una parte questo film ha suscitato in me delle emozioni anche molto forti, dall'altra invece non mi ha convinto del tutto, perché in parte purtroppo il mio timore che si trattasse di un'americanata si è dimostrato fondato, ma adesso vado a spiegare il perché. Il film è tratto dal romanzo omonimo di Robert Hetzel, Monuments Man, eroi alleati, ladri nazisti, la più grande caccia al tesoro della storia, romanzo abbastanza recente, mi pare sia il 2009, che devo recuperare assolutamente, così come ho fatto con l'autobiografia di Jordan Belfort che ha portato a The Wolf of Wall Street di Scorsese, perché ho scoperto dopo aver visto il film che era tratto da un libro, sto leggendo il libro adesso perché l'ho recuperato e non me ne sto pentendo, quindi farò così anche con Monuments Man. E insomma, la tematica è anche interessante perché comunque è la storia vera, perché Hetzel per scrivere il suo romanzo si è ispirato ad avvenimenti storicamente documentati, di questa unità dell'esercito americano che durante la seconda guerra mondiale si occupava di recuperare le opere d'arte trafugate dai nazisti, che andavano poi a far parte del tesoro del Reich, che non era solo costituito dall'oro, ma anche appunto da opere d'arte di valore inestimabile. Stiamo parlando di sculture di Michelangelo, dipinti di Raffaello, insomma tutte le migliori opere d'arte della storia. E il film si basa su questo e sul sacrificio di questi uomini che hanno rischiato le proprie vite, che hanno messo in gioco tutto quello che avevano, perché comunque erano uomini con famiglia, non più giovanissimi, quindi uomini di cultura che si erano appunto improvvisati soldati per attuare questa operazione, per amore dell'arte, del fatto che c'è questo discorso intorno a cui ruota tutto il film, sul fatto che è vero che alcuni possono considerare un'opera d'arte un semplice oggetto, ma l'opera d'arte è anche il retaggio. Una guerra va a distruggere non solo gli uomini, ma anche quello che lasciano, perché se dopo una guerra le opere d'arte vengono distrutte, non ci sarà traccia del passato, non ci sarà traccia della cultura, di un trascorso di una civiltà. Insomma, l'arte è importantissima e tutto ruota intorno al fatto che alle alte sfere non sono molto convinti che sia il caso di sacrificare eventualmente vite umane per dei semplici oggetti. Quindi vale la pena sacrificare la propria vita o rischiare comunque la propria vita per un oggetto che rappresenta un vissuto, un trascorso di una civiltà, oppure no? Questa è la grande domanda che è il perno, il cardine del film. E questa cosa mi è piaciuta molto perché nel corso della pellicola vediamo effettivamente quanto venga data importanza a queste opere, quanto però venga anche data importanza alla vita umana e quanto questi uomini mettano in gioco per salvare le opere in cui credono, per un ideale in sostanza. E da qui mi partiva molto bene e iniziavo a entusiasmarmi. Il film fondamentalmente mi è piaciuto, però cos'è che non mi ha convinto? Perché comunque non posso dire che non mi sia piaciuto, però mi rimane comunque attaccata una sorta di insoddisfazione. Questa insoddisfazione deriva proprio dal fatto che questo film cerca di non essere un'americanata, ma in alcuni momenti purtroppo non riesce a non esserlo, perché innanzitutto io capisco che
sia normale in un film che parla della seconda guerra mondiale mettere in gioco il patriottismo, ma in molti momenti il patriottismo è fin troppo, a partire dalla colonna sonora. La colonna sonora è un po' troppo pomposo e magniloquente, è in alcuni momenti esagera parecchio. Io capisco che è un film comunque di guerra, infine questo tipo spesso volentieri troviamo colonne sonore di questo genere, però francamente non mi ha convinto, era troppo, era quasi pomposo in alcuni momenti e non sono riuscito a non notare questa cosa. Poi il cast effettivamente è notevole e io ho pensato, ma con tutti questi personaggi riusciranno a gestirli al meglio? E effettivamente ce l'hanno fatta. Perché? Allora, abbiamo George Clooney che, essendo lui direttore, produttore e cazzi mazzi, ha deciso di mettersi come protagonista e ha recitato anche abbastanza bene. Un ruolo non particolarmente difficile, era un ruolo anche abbastanza tipico, però mi è piaciuto. Ma quelli che mi sono piaciuti di più sono quelli, i personaggi comprimari. Ad esempio, Bill Murray e Bob Balaban sono due personaggi che non sono approfonditissimi, ma a me sono piaciuti perché a loro è affidata una sorta di storia di amicizia che si evolve pian piano nel corso del film e secondo me è resa anche abbastanza bene, nonostante i personaggi non sia stato dato uno spazio eccessivo, perché comunque i personaggi sono tanti, il film dura un paio d'ore e non potevano approfondire le storie di tutti. Quella di loro due secondo me è quella più tenera e divertente, perché sono la classica coppia che battibecca, i classici personaggi, sono un po' la strana coppia, no? Un po' diversi, che però alla fine della fiera si vede che sono che tra di loro c'è un rapporto di amicizia che, per quanto loro possano negare, è lì da vedere. Un altro personaggio interessante è quello interpretato da Matt Damon, che però ecco, il punto è questo: sono personaggi interessanti, però avrei preferito una caratterizzazione maggiore, perché alla fine pensi, ah sì, quel personaggio mi è piaciuto, quell'altro mi è piaciuto, però non c'è stato un eccessivo approfondimento, perché a parte i personaggi Murray e Balaban, a cui comunque è affidata questa sorta di storia d'amicizia trattata con superficialità, gli altri potevano essere approfonditi molto di più. E questa forse una delle più grandi pecche del film, che ti mette in gioco dei personaggi che sulla carta sono molto forti, ma che avrebbero potuto essere secondo me di più. E io lo so che prima ho detto che non potevano approfondire più di tanto perché comunque i personaggi sono tanti e il film dura un paio d'ore, però allora forse avrebbero potuto evitare di utilizzare questo artificio narrativo che secondo me è stato diciamo il freno, ovvero che tra altre cose, come a livello di narrazione non è neanche stato gestito benissimo. I personaggi sono questa squadra che devono appunto dividersi a un certo punto, a parte il fatto che non si capisce bene quando si dividono, non si capisce se sono divisi perché si comunicano tra di loro con la radio come se fosse un telefono cellulare, cioè nel senso, voglio dire, comunicano come se fossero uno un metro dall'altro, ma magari sono in città lontanissime, cioè capite? Non so effettivamente come funzionassero bene le comunicazioni radio all'epoca, però secondo me questa cosa non ha reso immediatamente comprensibile innanzitutto lo scorrere del tempo, che viene ogni tanto scandito dalle didascalie che ci danno l'anno, il mese, però mi sembra che in alcuni momenti l'azione proceda troppo velocemente. Ma poi è il fatto che, dovendo dividere i personaggi, vediamo la storia di ciascuno affrontata a spizzichi e bocconi, ma alla fin fine le due storyline che seguiamo maggiormente sono quelle del personaggio di Clooney e quello di Matt Damon. Gli altri li vediamo ogni tanto, e per questo che non hanno potuto caratterizzarli più di tanto, perché il film doveva seguire la storia di ciascuno di loro e per tale motivo la caratterizzazione è quella che è, e mi dispiace, ma comunque sono riusciti, e questo è un merito. George Clooney, che qui è anche sceneggiatore insieme al suo compagno Grant Henslow, perché lui aveva già sceneggiato con lui Good Night and Good Luck, e per cui è un merito che bisogna dare due sceneggiatori, che sono riusciti, nonostante la narrazione fosse frammentaria perché la squadra si divide, sono riusciti comunque a farli apparire come un gruppo solidale, un gruppo unito. Ci sono alcuni momenti, e qui sono sincero, che mi hanno veramente commosso, perché se da una parte
abbiamo caratterizzazioni che avrebbero potuto essere gestite molto meglio, lo scorrere del tempo che magari non è reso in maniera ottimale, dall'altra abbiamo una regia che soprattutto in alcuni momenti è veramente potente. Veramente potente perché? Perché George Clooney mette in gioco una regia che secondo me è molto morbida nel senso che riesce a dare solennità ad alcune scene e riesce ad ammorbidirne altre, ma senza aggressività. È molto liscio. Come cosa voglio dire? Ad esempio, c'è una scena in particolare che diciamo rappresenta un avvenimento anche abbastanza tragico, che secondo me è resa perfettamente sia come ritmo che come immagini che come fotografia, perché la fotografia di questo film, va detto, è veramente bella, perché gioca moltissimo sui toni ambra, sulle penombre, dà molta luce anche proprio al paesaggio, perché comunque ci sono i paesaggi europei che sono affascinantissimi. Insomma, è una fotografia che non è molto da film di genere, non è molto da film di guerra, se vogliamo, è una fotografia molto più luminosa, molto più morbida. Per quanto riguarda la regia della scena che dicevo prima, che è un esempio, mi è piaciuto come Clue, che poi non voglio fare spoiler, però penso che è la scena relativa alla trafugazione dell'opera di Michelangelo. Comunque in quella scena noi capiamo che cosa sta accadendo, perché la scena avviene con la voce narrante del personaggio coinvolto e un montaggio che ci mostra delle anticipazioni e poi dei ritorni al presente della vicenda che stiamo guardando. Insomma, è come se il tempo in quella sequenza si fosse fuso e noi viaggiamo tra presente, passato e in qualche senso anche il futuro. Ci sono diversi momenti che sono amalgamati in quell'unica sequenza e sono amalgamati benissimo, e questa cosa mi è piaciuta molto, perché l'uso del flash forward ci fa capire la tragicità della scena prima ancora che effettivamente ci venga confermato il nostro sospetto. Questo mi è piaciuto molto. Anche in un'altra scena, ecco, diciamo che questo film ha dato migliori scene nelle scene più tragiche. È un film che si prende sul serio, ma non troppo, perché comunque Clooney ha puntato su un tentativo di alleggerimento in alcuni momenti. Quindi ci sono i personaggi che fanno delle battute, i personaggi ci risultano subito molto simpatici. Ad esempio, uno che subito attira la nostra simpatia è il personaggio interpretato da John Goodman, Garfield, non il gatto, Walter Garfield, è un personaggio, a parte che Goodman è con questa sua facciosità, questa sua imponenza, ci risulta subito molto simpatico. In questo caso è stato ancora più simpatico perché lo hanno affiancato principalmente a Jean Dujardin, che ormai sta spopolando dopo The Artist un paio di anni fa. Ha iniziato a lavorare tantissimo, l'abbiamo visto anche nel già citato The Wolf of Wall Street. E Dujardin a me piace tantissimo. Anche qui è un personaggio che avrei preferito vedere molto più approfondito. Sono tutti personaggi che potevano funzionare tantissimo. Il problema è che se non li avessero separati, li avessero tenuti come blocco unico, forse avremmo potuto capirli di più. Ora, il problema è che questo film è pur sempre tratto da un romanzo, per cui l'adattamento di un romanzo può stravolgerlo fino a un certo punto, quindi è probabile che nel romanzo i personaggi effettivamente si siano divisi, come è probabile che sia accaduto così anche nella storia, proprio storicamente parlando, può essere che i Monuments Men si siano divisi, anzi sarà sicuramente così. Il problema è che nel romanzo, come io penso, perché comunque è il mezzo letterario, è differente, perché sapete, quando si traspone un romanzo sul grande schermo viene meno tutta quella parte di flusso di coscienza, tutti i pensieri del personaggio che devono essere espressi dall'attore con l'espressione facciale, e eventualmente lo sceneggiatore può adattare dei dialoghi per far capire meglio, perché in un romanzo magari tu stai leggendo e c'è il narratore onnisciente che ti spiega che cosa prova ogni personaggio, ti spiega magari il suo passato. Tutto questo in un film spesso e volentieri viene meno, quindi magari nel romanzo Monuments Men ogni personaggio avrà avuto la sua storia, la sua caratterizzazione più approfondita, perché sulla carta stampata questo è possibile, ma nel film no. Per cui, ripeto, è una cosa che dico sempre, non tutto ciò che funziona sulla carta stampata funzionerà automaticamente sul grande schermo. È questo il problema. Per cui, quello che mi ha comunicato questo film è stato proprio la sensazione che la materia fosse buona,
che Clooney sia stato bravo a dirigerlo, perché comunque ci sono delle panoramiche, ci sono anche delle scene in cui ci sono dei primissimi piani sui personaggi in cui vediamo proprio il loro sentimento, non c'è bisogno di nient'altro che dell'espressione facciale dell'attore. Questa è una cosa molto bella, perché Clooney è certamente un regista che sa dirigere, lo ha dimostrato ben più che ampiamente, però anche come sceneggiatore l'aveva dimostrato, eppure non è riuscito a renderlo al meglio. Non è riuscito a renderlo al meglio, a parte qualche scena che mi ha effettivamente veramente tanto emozionato. Questo film, secondo me, va visto perché comunque non è brutto, però ha anche un altro difetto, e che questo è un difetto molto pesante per alcuni, è che si sentono totalmente le due ore della durata. Non è un film briosissimo, o meglio lo è nella seconda parte. Per gran parte della prima parte invece purtroppo tende a essere anche abbastanza noioso, più che noioso in alcuni momenti anche abbastanza tedioso, che è la cosa peggiore. Quando tu guardi un film e sei lì che fai sì, però cioè si muove un po', si movimenta un po', allora forse la narrazione andava curato un po' di più, perché io dico sempre: lento non è sinonimo di noioso. In questo caso, purtroppo, lento ha coinciso con il noioso, e questo mi spiace, perché mi sarei aspettato di tutto da questo film, ma non di annoiarmi in alcuni momenti, perché da quello che avevo sentito e da quello che avevo visto mi immaginavo un film con un ritmo più sostenuto. Questo mi dispiace, però è anche un film che porta avanti un'idea di fondo molto interessante, che porta avanti anche una morale che secondo me ha funzionato tantissimo, ed è la cosa che ha funzionato di più nel film, tutta questa storia del fatto che c'è gente che ha perso la vita per delle opere d'arte, ne valsa la pena oppure no. Questo è stato molto bello ed è stato reso benissimo. C'è un discorso che fa George Clooney a un certo punto proprio su questo, che secondo me è stato uno dei momenti più alti del film. Lui che parla alla radio con tutti i suoi compagni che lo ascoltano e appunto pronuncia queste parole ispiratissime su quello che dicevo prima, sul retaggio, sul fatto che è vero che sono oggetti, però conta non tanto l'oggetto ma il significato che chi guarda dà all'oggetto. E effettivamente io mi sono trovato a emozionarmi davanti a loro che ritrovavano la tal opera piuttosto che un'altra, alle distruzioni anche delle opere d'arte. Insomma, sono rimasto veramente colpito proprio dall'armoniosità e dalla grande potenza visiva nel vedere certe, appunto, che emanano certe opere, per quanto possono essere copie o riproduzioni, nel loro contesto. Cioè tu vedi loro che guardano la Madonna col Bambino di Michelangelo, sai che quella è una copia, perché ovviamente non potevano utilizzare quella reale, però nel contesto del film, immaginandosi che quella fosse veramente la Madonna col Bambino, a me è venuta l'emozione, perché i personaggi sono stati bravi a mimare sul loro volto l'espressione di estasi, proprio come se fossero attaccati effettivamente a quell'oggetto, che non è più un oggetto ma è qualcosa di più. Quindi Monuments Man è un film che ha alcuni lati positivi e, ahimè, qualche lato negativo, che non lo rendono il film davvero bello che avrebbe potuto essere. Poteva essere un film notevole, forse anche uno dei migliori diretti da George Clooney, però non è stato così, proprio per tutti gli effetti che ho detto poco fa. Sarebbe bastato magari lavorare di più su un migliore amalgama delle varie storie dei personaggi e del loro trascorso. Se tutto il film fosse stato come l'ultima parte, sarebbe stato molto ma molto più bello. Quindi voi direte: ma ti è piaciuto o no? Sì, il film in linea di massima mi è piaciuto, però mi ha lasciato qualche raspino in gola che non me l'ha fatto apprezzare appieno come avrei voluto. Quindi questo è quello che penso io del film. Vi invito a scrivere la vostra, quello che pensate della pellicola, in un commento qui sotto, perché mi piacerebbe creare un'area di discussione a riguardo. Io spero di non aver dato troppo. Noi ci vediamo alla prossima recensione. Ciao a tutti.